Salve a tutti, un ciao da Ricco. Oggi sono qui con i 101 esperimenti. Ora apro la scatola. All'interno c'è un mini vulcano, un bicchierino col tappo, degli occhiali protettivi che aprirò, ecco qui, gli occhiali protettivi da indossare, e questa bustina è finita. Poi dei guanti che non apro perché, eccoli qui, i guanti, uno e due. Poi c'è una busta con della polverina, una siringa della polverina, come potete vedere, altra polvere. Poi c'è un vasettino ancora, un tappo per chiudere e aprire, lo zucchero e una spatolina per raccogliere. Poi andiamo avanti col sacchetto più grande. Ci sono due bottiglie uguali che andrò a posizionare lì. Dell'altra, questa è terra, come potete vedere da vicino, che andrà a mettere i vasetti, credo proprio. E finiamo col vasetto più grande, sacchetto più grande di tutti. Ci sono altri guanti, una ciotolina di plastica, una cannuccia arancione e una verde, un mini specchio, delle boccette, dei piedistallo, una ruota da girare, il pezzo sotto e un palloncino giallo, una rosa, un tubetto col buco blu, altro zucchero, no, questo non è zucchero, è una polvere, questa non è più zucchero, un altro tappo, un vasetto da mettere la terra, questo sì che è un vasetto, ancora un altro specchio, delle bustine con all'interno polveri, delle altre piedistallo, i tappi delle boccette, una siringhina, dei tappini, tappini e dei tappini, sempre. Poi ci sono le istruzioni, credo. Ma questi sono gli esperimenti, mi sa. E queste sono le istruzioni. Poi ci sono dei cartoncini da tagliuzzare, sempre da tagliuzzare, e un gigantesco tabellone che adesso aprirò per farvi vedere. Eccolo qui, il tabellone gigante. Eccolo.
100 mostri verdi. Lo appoggerò qui sullo scatolone. Un grafico. E dei stacca-tacca, come potete vedere. E ora abbiamo finito con la roba. Come potete vedere, la scatola è totalmente vuota, non c'è più niente, se non fiorettini piccolini. E un ciao da Ico. Ci vediamo. Ciao. Ho scelto un esperimento. Si può bucare l'acqua? C'è un tabellone, come sapete, da 1 a 100. Bisognerebbe muoversi da lì in avanti e fare gli esperimenti. Ma visto che io non li farò tutti, ne ho scelto uno e ne sceglieremo degli altri. Si può bucare l'acqua? Mettiamo gli occhiali protettivi. Poi, per questo esperimento servirà pepe e detersivo. Apriamo il pepe e lo mettiamo nell'acqua. Ok, poi mettiamo un dito nel detersivo e guardate bene, appena io metto il dito si allontana tutto, vedete? Si allontana sempre, sempre di più, perché il pepe ha paura del detersivo. Ok, e sì, funziona, l'acqua si può bucare. Ora andremo a buttare via quest'acqua perché non credo che nessuno la voglia bere con detersivo e pepe. Vado a buttarla e torno subito. Ora sceglierò un altro esperimento. Ok, vedete? L'esperimento che abbiamo appena fatto è questo. Facciamo un altro esperimento. E poi staccheremo. Allora, ciao a tutti. Oggi, ora vi faccio vedere un altro esperimento. Prima di tutto bisogna prendere del colorante, del colore che volete. E colorarci una bacinella d'acqua. Poi mescolare con la spatolina finché non si colora bene l'acqua. Poi prendete il sale e lo mettete il sale sopra il ghiaccio. Poi prendete la pipetta, la riempite e ci mettete sopra qualche goccia. E vedrete la scia di blu che scende nel ghiaccio. Vedete? Che scende fino ad arrivare in fondo al blu. Perché il sale, vedete tipo qui, lascia la scia, fa una scia nel ghiaccio in modo che il colorante ci passa attraverso. Vedete le scie? E io vi saluto e ci vediamo. Ciao!